tutti a casa. Allora, mi avverrò, vi ricordo a tutti le regole, mi avverrò della, della collaborazione del vostro amico, ricordami nome, di Giampiero, perché diciamo porterà il tempo. I tempi sono questi, allora. Partirà la squadra pro, cioè il primo oratore della squadra pro. A proposito, avete sorteggiato già la squadra pro? Ponte? Lo sapete già? Ok, va bene. Quindi parte il primo pro, parla 6 minuti. Durante questi 6 minuti sentirete queste campanelle. Dopo il primo minuto sentirete una campanella, diciamo lui batterà una sola volta sul pulsante della campanella per indicare che inizia il tempo in cui gli altri possono fare le domande. Alla fine del quinto minuto batterà un'altra volta per indicare il termine del tempo nel quale si possono fare le domande. Poi ci sarà un altro minuto che invece è protetto, cioè nel senso loro possono parlare, la squadra che parla può parlare senza che gli altri facciano delle domande. Al termine dei 6 minuti lui batterà 2 volte, così per indicare a loro che il tempo del proprio intervento è finito. Così per 6 discorsi, pro 1 contro 1, pro 2 contro 2, pro 3 contro 3. Poi ci sono le repliche finali che durano 3 minuti e 3 minuti. Comincia il contro, parla 3 minuti, lui batte solo una volta quando inizia e 2 volte quando finisce, perché durante le repliche non si possono fare domande. E poi conclude il pro con la replica del pro. Al termine di questa cosa poi la giuria, che in questo caso sono solo io, si riunisce, quindi mi riunirò con me stesso e decideremo chi ha vinto. E poi darò diciamo il report finale subito. È chiaro per tutti? Qual è il compito del pubblico? È molto importante nel debate. Tenete conto che nel nostro torneo interno, quando vengono ad assistere le squadre, se una classe che assiste, della squadra che sta dibattendo, si comporta male, la squadra perde i punti. Quindi c'è bisogno di ascoltare con molta attenzione, anche perché chi parla di qua vi assicuro che vive un po' di tensione, perché non è facile assolutamente fare questo, tenere questo un discorso in pubblico, soprattutto per chi lo fa per la prima volta, quindi vi dobbiamo sostenere su questo. Non fate interventi dal posto, ovviamente, non si devono sentire interventi, non siamo né allo stadio né in una trasmissione televisiva, e non applaudite nemmeno alla fine dei discorsi. Faremo un applauso finale alla fine di tutti e di tutto il dibattito che varrà per tutte e due le squadre, perché per il solo fatto che stanno qua meritano già l'applauso di tutti. È chiaro? Quindi mi raccomando. Adesso magari gli fate un applauso iniziale e poi uno alla fine. È questo, scusatemi, e questa casa sostiene che si dovrebbero legalizzare le droghe leggere, ok? Quindi ascoltiamo adesso quello che hanno da dire. La droga è la speranza di chi la speranza non ce l'ha più, è una frase di Jim Morrison. La mia squadra sostiene la legalizzazione delle droghe leggere. Infatti lo Stato dovrebbe garantire l'uso delle droghe leggere nelle quantità stabilite dal medico e a scopo terapeutico. Garantire l'uso di quantità limitate e controllate per i consumatori che vogliono usufruirne per scopi diversi da quelli curativi. Soprattutto vietare pubblicità che incitano il consumo. Allo Stato è garantito il monopolio sulla vendita della cannabis. Vietare la vendita ai minori di 18 anni per scopi ricreativi. Inoltre punire penalmente coloro che favoriscono il contrabbando. Per legalizzazione delle droghe leggere intendiamo promuovere queste droghe, queste sostanze, svolgendo un processo di eliminazione o riduzione delle leggi che vanno a contro dell'utilizzo delle droghe. Buongiorno a tutti, sono Alessia Polignano, ovvero il primo speaker della squadra pro, che appunto ritiene a favore la legalizzazione delle droghe leggere.
che appunto ritiene a favore delle, che ritiene a favore l'uso di queste sostanze stupefacenti. Io vi parlerò nello specifico dei benefici farmaceutici che queste droghe comportano sotto il controllo e la responsabilità del medico. Successivamente il secondo speaker della squadra vi parlerà delle entrate che lo Stato ricaverebbe se le droghe fossero legali. Il terzo speaker invece vi parlerà dell'esempio del Portogallo, dei vantaggi che ha avuto il Portogallo dopo la legalizzazione delle droghe. Inizio dicendo che la coltivazione a scopo terapeutico di sostanze stupefacenti non viola nessun bene, anzi assicura il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, in primo luogo il diritto alla salute. Infatti esiste una droga, la cannabis FM2, nata da un progetto pilota del Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero della Difesa. Grazie a quest'ultima è possibile alleviare il dolore di determinate patologie, come ad esempio la sclerosi multipla o la lesione del midollo spinale. La droga, questa droga è stata legalizzata nel 2013 soltanto in 11 regioni italiane. Ma l'utilizzo di questa opzione terapeutica è ancora basso rispetto al fabbisogno, sottolinea Marco Bertolotto, direttore del centro della terapia del dolore. Uno studio del 2013 condotto dal team di Van Eck dell'Università di Oxford ha dimostrato che il dolore cronico non oncologico colpisce il 30% degli europei. Con l'utilizzo della cannabis FM2 potrà ridurre il dolore e di conseguenza ridurre anche la percentuale delle persone che hanno appunto sono afflitte da queste patologie. Di conseguenza, tramite delle testimonianze cercate da noi appunto sulla rete, abbiamo notato che a diversi uomini gli è stato imposto il diritto alla salute, come ad esempio questo uomo che ha deciso di coltivare poche piante di questa sostanza proprio per curarsi, perché aveva soltanto la cannabis, gli dava sollievo, soltanto che gli è stato imposto dalla legge di coltivare queste piante e ha avuto determinate conseguenze. A sostegno di questo argomento affermo che le droghe leggere non causano gravi patologie, come ad esempio i tumori ai polmoni, a differenza della comune sigaretta. La ricerca afferma che fumare marijuana regolarmente è un'abitudine associata alla ricerca associata alla bronchite e alla produzione di muchi. Difatti non ci sono testimonianze sulla morte di persone che abbiano fatto uso di questi stupefacenti leggeri. Concludo dicendo che il 27 ottobre del 2017 è stata presentata una proposta per la legalizzazione di queste droghe leggere destinate esclusivamente per l'uso terapeutico. Il disegno di legge dispone inoltre dell'individuazione di strutture adeguate alla produzione e alla trasformazione di queste sostanze. In conclusione, noi stiamo approvando l'utilizzo delle droghe leggere. Grazie per l'ascolto. Prima di dare la parola al primo speaker contro, mi dico nome. Alessia? Il tuo invece? Giacomo? Monopoli. In Polignano o no, perché qualcuno si chiama Castellano, detto... Dai, la mettiamo dopo. Ok, me li dite magari a mano a mano, anzi, facciamoli subito così. Il secondo Colucci. Certo? Milena Suo. Chi di voi fa la replica?
seconda speaker? Lara Margherita. Lara? Lara. Tu? Decini Fabio. Decini Fabio. Decini. Fa la replica lui. Avete un nome di squadra? Sì. Corvo nero. Tasso rosso. Tasso rosso? Sì. Allora, prego. Se la cannabis non dà dipendenza, allora non la danno nemmeno l'eroina e l'alcol. Queste sono le parole di Wayne Hall, uno dei massimi esperti sull'argomento, peraltro direttore del Centro per la ricerca sull'abuso di sostanze stupefacenti dell'Università del Queensland, una delle più importanti in Australia, e consulente per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lui afferma che le dipendenze causate dalla cannabis sono addirittura uguali o ancora più gravi di quelle causate dall'eroina e l'alcol. Buongiorno a tutti, sono Giacomo Monopoli e sono il primo speaker della squadra contro. Sostengo dunque che non debba essere approvata una legge per la legalizzazione delle droghe leggere a scopo ricreativo in Italia. Prima di illustrare le mie argomentazioni e quelle che porteranno i miei compagni, vorrei confutare quanto detto dall'altro uno. Infatti, la squadra pro ha affermato che l'uso della cannabis e delle droghe leggere non causa gravi patologie. Questo non è affatto vero e lo dimostreremo approfonditamente con il secondo speaker. Infatti possiamo dire solamente che chi utilizza cannabis ha un rischio di 8 volte superiore rispetto a chi non lo utilizza di avere danni al sistema immunitario, anomalie neonatali, infertilità e malattie cardiovascolari. Per quanto riguarda il confronto tra droghe leggere e sigarette che hanno fatto i ragazzi della squadra pro, dobbiamo aggiungere che i rischi della canna sono addirittura 20 volte superiori rispetto a quella della sigaretta normale di tabacco, perché con la canna si inala un quantitativo molto più alto di catrame. Bene, ora presento la mia argomentazione e quella che porteranno i miei compagni di squadra. Io, il primo speaker, incentrerò il mio discorso sulla grave dipendenza creata dagli utilizzatori di queste droghe leggere. Il secondo speaker, Margherita, farà un'analisi approfondita dei rischi per la salute delle persone che fanno uso di queste droghe e infine Fabio, il terzo speaker, andrà ad analizzare approfonditamente l'aspetto economico e come l'eventuale legalizzazione andrebbe a creare un nuovo business ancora più redditizio per le organizzazioni criminali. Come ho già anticipato poco fa, nel mio intervento andrò ad analizzare come non sia giusto approvare una legge che legalizzi il consumo delle droghe leggere, in quanto ne incentiverebbe il consumo. Infatti non esistono, per quanto riguarda la dipendenza, droghe leggere e droghe pesanti, ma sono un rischio, come già detto, di dipendenza tra coloro che ne fanno uso. Secondo il dizionario Treccani, le droghe leggere sono sostanze stupefacenti incapaci di creare una dipendenza in senso medico. In realtà non è affatto così, e c'è addirittura uno studio dell'Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa, uno dei maggiori in tutta Europa, che ha rivelato che più del 20% dei consumatori di marijuana soffre di dipendenza. Molti di essi sono minori e il rischio aumenta in una maniera incredibile tra coloro che hanno fatto uso di marijuana in età adolescenziale. Una domanda c'è da porsi: legalizzare la cannabis farà aumentare il consumo di droghe più dannose? Questa domanda può essere, diciamo, scontata, ma in realtà la risposta è assolutamente sì. A proposito di ciò, esiste una teoria scientifica, la cosiddetta teoria della gateway drug, in italiano significa teoria del passaggio, che prevede una progressione naturale dal consumo di marijuana e comunque quello di droghe leggere a quello di eroina, cocaina e droghe sintetiche. Questa teoria non è stata messa su dei primi presi per strada, ma addirittura dal Federal Bureau of Narcotics, che in America è il maggiore istituto per quanto riguarda le tossicodipendenze. La marijuana dunque è il primo passaggio per arrivare qui all'assunzione di droghe pesanti, con la conseguente esposizione a malattie gravissime, teoria confermata anche dai dati del Dipartimento per le politiche antidroga.
Legalizzazione delle droghe dunque equivale ad un aumento esponenziale degli utilizzatori, utilizzatori che poi, secondo la teoria del passaggio citata poco fa, potrebbero passare ad utilizzare droghe molto molto più pesanti, con conseguente rischi sia a livello di salute per i singoli utilizzatori di droghe leggere, argomento di cui andrà a parlare Margherita fra poco, e sia con cause a livello economico per l'intera società, argomento che analizzerà approfonditamente Fabio. Dunque a questo punto la domanda sorge spontanea: perché legalizzare le droghe leggere, se poi, come abbiamo visto, sono un'anticamera, sono un comodo ponte per arrivare poi all'utilizzo delle droghe pesanti? E quindi chiudo il mio discorso e lascio la parola ai miei compagni di squadra con la frase con cui il mio discorso l'ho aperto, quella di Wayne Hall, che afferma che la dipendenza delle droghe leggere non è meno grave, ma addirittura è più grave di quella della cocaina, dell'eroina e delle droghe, tra virgolette, pesanti. Wayne Hall che va appunto a parlare delle dipendenze sia dal punto di vista fisico e sia soprattutto dal punto di vista mentale che le droghe causano nei ragazzi e comunque nelle persone che fanno uso di queste droghe leggere per la prima volta. Dunque abbiamo dimostrato che per quanto riguarda le dipendenze la legalizzazione delle droghe leggere avrebbe un effetto devastante. Grazie per l'ascolto e lascio la parola al produttore. Buongiorno, sono Luca Colucci, sono il secondo speaker della squadra pro. Come già presentato dal mio compagno, Giacomo, il primo contro, ha detto che la marijuana arriva a causare dipendenza da altre droghe, tra cui la cocaina e l'eroina. Questo è assolutamente falso, perché secondo un recente studio del Gancianauta, l'osservatorio italiano della cannabis, la cannabis non crea totale dipendenza e non porta a volere sempre un aumento di quantità di sostanza e non porta all'uso sconsiderato di altre droghe, tra cui molto più gravi del comune spinello, tra cui l'eroina e la cocaina, che al contrario dello spinello causano malattie molto aggravate. Secondo, io vi parlo, come già introdotto dal primo speaker, io vi parlerò dei guadagni che l'Italia avrebbe grazie alla legalizzazione della droga in Italia. Secondo uno studio, il 51% della popolazione tra i 15 e i 64 anni fa uso di droghe leggere. Nella maggiorità si usano per scopi terapeutici, nella minorità si usano per scopi ricreativi. Secondo uno studio molto recente del monetarista Milton Friedman, il monetarismo è una teoria macroeconomica che si occupa principalmente dello studio dell'offerta, degli effetti dell'offerta di denaro governata dalle banche, dice che in America ci sarebbe un guadagno di oltre 15,4 miliardi l'anno. Questo guadagno è molto importante, però non riguarda soprattutto noi. Un altro studio molto importante che riguarda noi è lo studio fatto dal professor Marco Rossi. Secondo questo studio, avvenuto dal 2000 al 2005, si avrebbe un guadagno di oltre 15-38 miliardi in ogni 5 anni, un guadagno di quasi 7,7 miliardi l'anno. Tutti i guadagni tolte le macchie. In Italia c'è un guadagno di oltre 5 miliardi grazie allo spaccio di droghe, solo droghe leggere, quindi non contiamo neanche droghe pesanti, tra cui l'eroina e la cocaina. Queste droghe, non essendo legali, vengono spacciate soprattutto nelle discoteche, punto di riferimento di molti giovani, ma negli ultimi anni addirittura si è arrivato allo spaccio nelle scuole. Questo porta al consumo anche di minori, tra cui anche della minore età, tra i 13 anni in più. Tu hai detto che i guadagni sono solo per lo Stato, ma tu non pensi che comunque anche con la legalizzazione delle droghe leggere a guadagnare possano essere anche le organizzazioni mafiose, creando un mercato parallelo a nero con prezzi minori? Io non dico che Paolo Borsellino che era, nonostante era fosse contro la legalizzazione, dice che
dice che legalizzando la marijuana non si sconfiggerà perfettamente la mafia, però si creeranno molti più gradi di sofferenze allo Stato, alla mafia, perché un consumatore acquisterebbe la marijuana controllata dallo Stato invece di acquistare marijuana controllata dalla mafia, che potrebbe anche il consumatore potrebbe acquistare e assumere non come una spinale, ma pensi altre sostanze molto più nocive. Come detto anche dal pro 1, lo spinale causa molte malattie, cosa assolutamente non vera, perché anzi lo spinello aiuta molto alcuni malati, tra cui malati di modo di Parkinson, che aiutano nel curare. Il morbo di Parkinson è una malattia che non rende l'uomo in grado di muoversi al proprio controllo, ma bensì di essere sottoposto a movimenti non controllati. Dopo l'assunzione dello spinello del THC, cioè una sostanza introdotta nell'uomo, che ricordiamo che il THC introdotto è molto simile a una sostanza prodotta dal nostro cervello. Introducendo il THC si andrebbe solamente ad aumentare gli effetti che questa sostanza simile al THC potrebbe guarire. Sostengo che il weekend sia giusta la realizzazione del droga leggera. Prima di illustrare la mia argomentazione vorrei confutare quanto detto poco fa dal Pro 2. Lui infatti ha detto che chi utilizza droga leggera non tende poi a passare all'uso di droghe pesanti. Ci sono stati dei dati dell'Istituto Federale del Tossicodipendente che abbiamo citato e c'è stata la teoria del passaggio che ha confermato tutto ciò. Come già annunciato dal mio compagno Giacomo, il primo invito del mio team, analizzerò in modo approfondito tutti i rischi per quanto riguarda la salute delle persone che fanno uso di cannabis, o di droga leggera. La maggior parte delle persone è solita pensare che i rischi per chi usa le droghe leggere non sono poi così tanto più gravi di chi fuma normali sigarette. Invece, secondo alcune ricerche del Dipartimento per la Politica Antidroga, l'esposizione al rischio dei tumori ai polmoni della cannabis è 20 volte superiore al rischio di una normale sigaretta, perché prevede una più profonda inalazione di catrame. Inoltre si tende a pensare che le droghe leggere siano in genere meno pericolose di altre droghe. Non sono proprio così tanto innocue come molti tenderebbero a credere, perché numerose analisi infatti rivelano che chi utilizza droghe leggere rischia più la bronconite e altri sintomi respiratori. Le donne incinte che fanno uso di droghe leggere hanno un rischio che il bambino porta a rischio un bambino con peso minore rispetto alla norma, e in genere chi la consuma abitualmente ha un rischio più alto di schizofrenia e psicosi. Proprio parlando di psicosi, al congresso dell'Associazione Mondiale della Psichiatria, tenutosi a Berlino nel 2017, si è dimostrato che la relazione tra i discorsi tra i disturbi di psicosi e le persone che fanno uso di droghe leggere, c'è stato anche un approfondito studio che l'ha condotto Max Planck, che lui è un importante ente pubblico tedesco, e dove ha preso in esame 1200 persone affette da schizofrenia, e si è scoperto che chi usa abitualmente la cannabis dall'adolescenza sviluppa la malattia 10 anni prima rispetto agli altri. L'uso di cannabis durante la pubertà è uno dei fattori più rischiosi principali della schizofrenia. Inoltre un maggior consumo di questa droga corrisponde a un incremento della precocità della malattia. Anche sotto questo punto di vista, le conseguenze della legalizzazione sarebbero devastanti e andrebbero ad aumentare il numero già alto delle persone schizofreniche in Italia.
Aggiungiamo solo che i rischi derivanti dal sistema immunitario possono essere infertilità, malattie cardiovascolari, infarto o cancro dei testicoli per chi utilizza droga, per chi utilizza la cannabis. Sono 8 volte superiore rispetto a chi non la utilizza. Per Umberto Tirelli, che è direttore del Dipartimento di Oncologia Medica del Centro di Riferimento Oncologico, la cannabis andrebbe a danneggiare anche la facoltà cognitiva, come l'attenzione e la memoria, ed aumenterebbe così anche i rischi di incidenti stradali. Proprio parlando di incidenti stradali, uno studio statunitense condotto a Washington dall'ente statunitense per la sicurezza stradale, che ha legalizzato la marijuana nel dicembre del 2012, ha rilevato che la percentuale di conducenti coinvolti in un incidente mortale che avevano recentemente consumato cannabis è più che raddoppiato. Allora, questo aumento è significativo e allarmante, ha detto Peter Kissinger, che è presidente della Fondazione per la Sicurezza Stradale, che ha condotto gli studi a Washington. E Washington è uno dei primi stati a legalizzare l'uso ricreativo di marijuana. Se oggi che l'utilizzo di cannabis per scopo ricreativo nel nostro stato è illegale, la causa di più di un sesto degli incidenti stradali mortali è l'assunzione prima di guidare di droga leggera. Quando queste verranno legalizzate, cosa succederà? Grazie a tutti per l'attenzione. Buongiorno a tutti, sono Milena Simone, sono il terzo speaker della squadra Pro. Circa il topic di oggi è appunto sulla legalizzazione delle droghe leggere. Inizierò con il confutare quanto detto dal contro 2 della squadra avversaria. Successivamente farò un riassunto di quelle che sono state le nostre argomentazioni e poi ancora presenterò brevemente l'esempio del Portogallo e in particolare i benefici che ha ottenuto dalla legalizzazione delle droghe, in particolare di quelle leggere, negli anni successivi al 2000. Il contro 2 ha affermato che la marijuana, cioè la cannabis, quindi le droghe leggere, in realtà aumentano quella che è la propensione anche al consumo di droghe ancora più pesanti, cioè delle droghe pesanti. In realtà, come andrò poi successivamente a dire, in Portogallo questo non si è verificato perché le persone che appunto si usufruivano di questa droga, in realtà non sentendosi più come considerati come dei delinquenti, erano più inclini a cercare aiuto in centri di riabilitazione. E inoltre la marijuana, noi sosteniamo che la marijuana, quindi le droghe leggere, che essendo legalizzate sarebbero sottoposte a un maggior controllo e quindi si ridurrebbe di molto quella che sarebbero le sostanze al loro interno inserite che, come sostenuto dalla squadra contro, andrebbero in realtà a creare delle malattie dannose per l'organismo. Come affermato, ora inizio con la mia argomentazione, cioè con il riassunto delle nostre argomentazioni. Come affermato da Alessia, la prima speaker, noi riteniamo che l'uso delle droghe leggere regolamentato dal nostro modello e quindi sottoposto a un controllo dello Stato possa portare dei benefici all'intera comunità e quindi all'intero, a tutto lo Stato. Queste sostanze infatti possono, come già detto, aiutare numerose persone in stato di sofferenza ad alleviare quest'ultima, fornendo così al cittadino il mezzo